qual è la storia di questo piccolo tratto di passaggio sul torrente e cosa servirebbe in realtà per rendere agibile questo impianto? Servirebbe un adeguato accesso che in questo momento non esiste, come noi possiamo ben vedere, per il quale abbiamo segnalato più volte la mancanza e l'assoluta necessità che questo ci sia, anche perché il campo già da qualche anno è stato inserito come punto di ammassamento ai fini della protezione civile. Il modo in cui si arriva è praticamente soltanto accidentato, come possiamo vedere, attraverso questo passaggio che è una briglia che ha fatto il Genio Civile qualche anno fa, che ci consente giusto in maniera piuttosto sommaria il passaggio, però di fatto non esiste un adeguato accesso a questa struttura che è stata consegnata dal comune al comune circa oltre 20 anni fa. In passato è anche capitato a giocatori o ospiti dell'impianto di rimanere bloccati all'interno in giornate di particolari piogge intense? Sì, qui siamo praticamente, come voi potete ben vedere, su un torrente. Questo torrente chiaramente ha un tempo di corrivazione, un termine idraulico passato, che è molto limitato, per cui questo torrente basta che piova un'ora in maniera importante e qui non passi più, cioè rischi di rimanere letteralmente bloccato all'interno della struttura. Qual è il problema per voi come società? Il problema più grosso per chi fa un campionato come me regionale è quello in pratica di portare del pubblico non messinese ma anche messinese in un posto che non ha tribune, che deve avanzare a piedi dal Papardo per via di una mancanza di strada, ma soprattutto convincere i genitori a portare i loro bambini. Sì, il campo è splendido, ma la strada ha qualche, i bambini dovrebbero venire ad allenarsi ogni settimana, magari nel giorno in cui c'è cattivo tempo il genitore è ancora di più portato a tenerlo a casa proprio per quella questione dell'accesso. Esatto, il problema potrebbe essere quello di restare bloccato all'interno del campo e quindi questo porta a fare una riflessione in famiglia e eventualmente non affidarci il bambino che poi diventerebbe un nostro atleta. Peccato, perché le società hanno fatto grandi sforzi per riqualificare questo impianto, ci siamo stati proprio un anno fa. A questo aspetto della strada vi penalizza anche nel pubblicizzare un po' il movimento rugbistico con Messina, che in realtà ha una grande tradizione di rugby. Noi facciamo campionato di Serie B, un campionato nazionale e con tutte le giovanili e i bambini. Certo, il problema è quello, lasciare il pullman lontano, l'ingresso dell'ospedale, salire a piedi, ma come già Francesco ha detto, la grande criticità sono i genitori che non sempre possono portare i bambini a campo e il pubblico la domenica, quel piccolo pubblico che abbiamo, sarà sopra nella collinetta che abbiamo qui al campo. Qui parliamo di finanziamenti importanti per la riqualificazione di questo terreno che è diventato un gioiellino a livello sportivo, ma mancano ancora tanti aspetti, l'ampliamento, la tribuna, tutto che però aspetta di fatto l'accesso, la strada. Noi non possiamo neanche partecipare a un bando che prevede un finanziamento in quanto ci verrebbe negato per il fatto che manca un'adeguata accessibilità. Tenete presente che noi abbiamo pensato di fare un altro corpo servizi, di sopraelevare il corpo servizi esistenti e di porre in essere tutta una serie di servizi a corredo delle attività.